Buonasera, con chi siamo in onda? Sono Giorgio da Napoli. Buonasera. Sì, senta, io ho la leucemia mieloide cronica da 20 anni, dal 98 diagnosticata, e volevo qualche consiglio alimentare. Ho visto molti video del dottor Mossi che parla principalmente dei cereali che vanno eliminati. Io da un anno e mezzo ho tolto il glutine, sono riuscito a togliere il glutine. Ho avuto dei grossi benefici. Da un mese e mezzo. Non la capiamo bene, la linea sì, probabilmente è un po' disturbata stasera. Sì, da un anno e mezzo ho tolto il glutine. Non mangio, cioè non bevo latte, latticini, solo rarissime volte formaggio, maiale zero proprio. Sono tutto zero negativo. Il tuo problema iniziale quale era? Leucemia mieloide cronica. Sì. Leucemia mieloide. Quando è che è cominciata? Nel 98. Adesso quanti anni ha? 40. 40. Quindi ero proprio molto giovane. Sì, avevo 20 anni. Sì. E adesso i globuli bianchi quanti sono? Sono 5.700 fatti ieri in analisi. E adesso lei sta seguendo delle terapie? Sì, un farmaco che si chiama Striker, Dasatinib, una cosa del genere. Cerchi di parlare un po' forte perché non si sente tanto bene. Un farmaco che si chiama Striker, Dasatinib. E lei adesso come sta? Come si sente? No, la verità io sto benissimo, però voglio dire, ho notato un beneficio dall'esclusione del glutine, sì. Ho notato un grandissimo beneficio e da un mese e mezzo ho cercato di togliere anche tutti i cereali. Sì. L'unica cosa che se tolgo i cereali per acquisire quella quantità di calorie mangio molta frutta secca, principalmente noci. Volevo sapere se era sbagliato mangiare tante noci, noci principalmente comunque, diciamo da sostituire un po' da carboidrati per non mangiare troppa carne, perché comunque peso 95 kg, faccio molta palestra e ho bisogno di calorie, cioè mangiando proprio senza carboidrati vado proprio giù, capito? Facilmente si era sbilanciato, se non ho capito male lei è zero negativo, no? Ha detto? Ecco, facilmente si era sbilanciato a introdurre poche proteine adeguate, ossia quelle della carne e del pesce, e si era sbilanciato molto di più sui farinacei, sui dolci, sugli zuccheri e sulla frutta. Ufficialmente la causa di queste malattie, ufficialmente nessuno la sa, però ho visto che tutte le persone che sono andate incontro a queste forme qui di leucemia, ma anche delle leucemie acute poi ancora più gravi, più severe, facilmente perché si erano sbilanciate appunto verso i carboidrati, sia semplici, i vari tipi di zuccheri, che complessi sotto forma di amidi. E invece lo scarso apporto di proteine. Sì, quando io avevo 20 anni che c'è stata la diagnosi mangiavo proprio moltissimo io, specialmente i carboidrati proprio tantissimi, infatti perciò secondo me ci può essere una correlazione e sono fiducioso diciamo in quello che lei dice sulle diete. Adesso lei dice da un po' più di un mese ho tolto i cereali col glutine, vedo... Il glutine l'ho tolto da un anno e mezzo. Da un mese e mezzo ho tolto quasi tutti i cereali, sì. Praticamente tutti. Sì. Però per diciamo sopperire al calo calorico mangio molta frutta secca. Sì, c'è da stare attenti a non eccedere con la troppa frutta secca perché poi uno si può trovare delle afte in bocca oppure addirittura dei problemi con le emorroidi. Però c'è da dire questo, che l'apporto calorico uno lo può ricavare anche dai grassi. Perché i grassi sicuramente creano che sono stati demonizzati e come se sono stati demonizzati, però poi piano piano la verità viene a galla e verrà a galla ancora di più e si scopre che i grassi hanno fatto sempre più parte della storia alimentare dell'umanità che non i carboidrati.
Quindi può vedere di incrementare un poco di più l'apporto di grassi, decisamente non i grassi saturi, quindi niente grassi cotti, e se lei usa i grassi crudi, d'origine anche animale, quelli presenti nella carne, quelli presenti nel pesce, e lei credo che possa avere il giusto apporto calorico anche se fa attività fisica, ecco, in modo abbastanza sostenuto. Infatti perciò dicevo le noci, perché le noci hanno grassi non saturi e hanno un buon equilibrio omega 3 omega 6, perciò ne mangiamo tante. Sì, sì, lo so, ma le ho detto di stare all'occhio, poi vedrà lei, di stare all'occhio a non eccedere con troppe noci, e soprattutto quando viene fuori la stagione estiva c'è da stare attenti a non eccedere con le noci, perché d'estate i semi oleosi bisogna usarli con molta cautela. Poi magari può trovare anche, provare anche altri semi oleosi, come ad esempio i pinoli, le mandorle, o via dicendo, i pinoli che sono anche loro ricchi di... danno un apporto di grassi decisamente valido. Va bene. Una domanda, cioè, i cereali, cioè, in che per sé possono essere dannosi per la leucemia, ad esempio, ma perché hanno, cioè, fanno salire la glicemia, oppure perché hanno proprio un meccanismo particolare? Meccanismo immunitario, è proprio un meccanismo immunitario, non è tanto per la glicemia in sé per sé, perché quello lì sarebbe uno squilibrio metabolico che porta, ma lei si vede che non è stato programmato per avere il danno a livello metabolico, lei è stato programmato per avere un danno a livello immunitario, quindi lei introduce tanti amidi, ma appunto perché si era sbilanciato a mangiare, ad avere un minor apporto di proteine, per giunta di proteine quelle della carne e del pesce, si era sbilanciato molto di più verso la parte degli amidi, dei carboidrati, dei dolci, degli zuccheri, della frutta. Va bene, comunque se riesce ad andare avanti così bene, perché il problema è proprio quello di trovare il giusto equilibrio, dopodiché si riesce anche magari a convivere con questa caratteristica.